pronto prova, mi hanno detto di partire a caso lì. Pronto prova, Drago Berto Maggiolain della Scala Picano Salvadori. Hanno dato in questo momento il calcio d'avvio e l'Empoli a manovrare il primo pallone. Come vi dicevo, si gioca nel rinnovato stadio empolese in una giornata chiaramente piovosa e dunque umida. L'Empoli parte in maglia bianca con Drago Berto Maggiolain della Scala Picano Lucci, Mazzarri, Cotroneo, Della Monica, Urbano, Ekström, in panchina con Salvemini, Calattini, Brambati, Calonaci, Carboni e Osio. La Roma nella consueta tenuta giallorossa. Tancredi, Oddi, Gelolin, Boniek, Baroni, Desideri, Berggren, Giannini, Agostini, Ancelotti e Barbieri. In panchina ci sono insieme al tecnico Svengola, Ebson, ecco l'azione temibile da parte dell'Empoli. Vi dicevamo della panchina della Roma con Gregori, Procesi, Palermo, Bruno Conti e Impallomeni. Arbitra il signor Pierluigi Pairetto di Torino, 54 presenze per lui in Serie A. Come sentirete il tifo è assordante. E da parte dei tifosi romanisti che presiedono la curva sud, mentre anche il tifo empolese si fa sentire. Come vi dicevo, la giornata è piovosa, c'è un discreto pubblico ad Empoli, qualche spazio vuoto nella tribuna scoperta di fronte a noi. Ma entriamo nel merito dell'incontro, c'è questo spunto della Roma con un'azione da parte di Barbieri. Pairetto assegna la rimessa all'Empoli. Avrete anche sentito dalla lettura delle informazioni che vi ho dato che ci sono alcune novità. Nell'Empoli manca Salvadori, Fortunato e anche Casaroli, anche egli alle prese con la nostra. Ecco intanto questa bella manovra dell'Empoli. Era stato Mazzarri a cercare di servire lo svedese Ekström, il tutto senza successo. Riparte la Roma con Giannini. Ecco il cross di Giannini, colpo di testa, palla per Baldieri. Arriva all'ultimo istante Gelain che con un po' di rischio appoggia al proprio portiere Drago. Tutto comunque si risolve bene per l'Empoli. Anche la Roma ha problemi di formazione, infatti oltre allo squalificato Puzzo mancano Nela, Di Carlo e Righetti, tutti alle prese con acciacchi vari. La palla adesso è a Picano che, data la indisponibilità di Casaroli, ha la fascia di capitano. Questi è Cotroneo, è riuscito a superare l'avversario, poi ha dato a Mazzarri e da questi a Gelain in posizione di ala sinistra. È fronteggiato dal numero 2 della Roma, Oddi. Vediamo quali saranno le decisioni arbitrali. Palla affidata alla Roma. La classifica delle due squadre ve la ricordo: la Roma 8 punti in classifica, l'Empoli ha 4 punti per l'esattezza, sempre in virtù dei primi due successi iniziali, poi sono state 5 sconfitte consecutive. La squadra giallorossa di Eriksson sta un po' deludendo, a dire il vero. Infatti, considerate quelle che erano le premesse di partenza, è già fuori dalla Coppa delle Coppe, anche in campionato ha avuto qualche battuta a vuoto. Roma in avanti. Gelolin. Lascia a Zibniek Boniek. Fraseggia ancora la Roma, c'è questo passaggio pericolosamente in aria, il cross, esce bene Drago, blocca. Applausi del pubblico. Ha toccato palla della Scala, servizio è su Della Monica. Poi c'è questo plateale intervento con le mani, ovviamente c'è punizione. Della Scala ancora a lavorare il pallone.
mentre se ne sono andati quasi 4 minuti nel corso del primo tempo e la situazione punteggio al Castellani di Empoli è 0-0 tra Empoli e Roma. C'è intanto un intervento falloso, il gioco riprenderà con una punizione in favore dell'Empoli, mentre ovviamente da parte dei sostenitori azzurri c'è un grande entusiasmo per questo avvio tutto sommato positivo da parte della squadra di Salvemini. Ecco Della Monica, allora ha cercato di far partire il destro filtrante, non ci è riuscito. Cerca di venirgli in soccorso anche Mazzarri, poi c'è un intervento di mano dello stesso, la punizione è per gli ospiti, già battuta e palla che viaggia per Gerolin, lascia correre il pallone il capitano Ancelotti, non c'è però nessun compagno a seguire, poi il lancio intende pescare lo svedese Johnny Ekström che si invola, è in lotta con Boniek, è il polacco che è riuscito ad avere la meglio. E c'è anche la punizione, la palla rimessa da parte della Roma. Praticamente 5 minuti del primo tempo. Gerolin imposta per la squadra giallorossa, non riesce ad arrivare sul pallone Massimo Agostini, la palla arriva a Baldieri. Tra l'altro Baldieri gioca la sua prima partita con la Roma dal primo minuto, aveva fatto fin qui solo qualche scampolo d'incontro. E altra coincidenza, ci sono oggi in campo contemporaneamente dall'inizio tutti e quattro i nuovi acquisti della Roma di quest'anno, vale a dire Baroni, Berggren, Agostini e Baldieri. Empoli che avvia la sua manovra d'attacco sul settore destro del terreno, la palla è indirizzata su Walter Mazzarri, ha perso questo contrasto. Poi c'è questo lancio in verticale che risulta errato e la rimessa sarà effettuata dagli ospiti. Palla ad Ancelotti che rientra dopo aver scontato la squalifica. Questi è Boniek. Palloni ad Agostini e da questi verso il numero 6 Desideri in proiezione offensiva. Va in lotta con lui Gelaino che la spinta, lasciando quindi a Cotroneo poi della Scala. Questi è Walter Mazzarri, triangolano bene nella Roma metà campo i giocatori azzurri della Scala, nel cerchio centrale del campo della Scala cerca un compagno libero, lo trova nell'ottimo Della Monica, poi Gelaini, sta giocando bene l'Empoli, Della Monica, è in area di rigore, cerca lo spazio per il tiro, all'ultimo istante ci mette una pezza Boniek, insiste l'Empoli con Mazzarri, capabilmente c'è fallo su di lui. La decisione di Pirot ci sembra assolutamente giusta. Assordante veramente il rumore qui al Castellani mentre siamo al settimo minuto del primo tempo e l'Empoli usufruisce di questo calcio di punizione. C'è Della Monica e poco più indietro Walter Mazzarri, vediamo come si svilupperà questa battuta. È molto nutrita la barriera della Roma, vi contiamo 5 elementi. Palla per Vertova, parte il destro di Vertova e la palla termina a fondo campo. Annotiamo in ogni caso questo tiro al settimo minuto del primo tempo da parte del terzino Vertova, il suo destro impreciso e non ha creato problemi di sorta a Tancredi, il quale va a incaricarsi di questa rimessa. Indirizza su Zbigniew Boniek, trentenne giocatore della nazionale polacca, poi Giannini, su Gerolin, poi c'è un controllo errato da parte di Baldieri e la palla è dell'Empoli. Su Baldieri avete visto che c'è in marcatura Lucci, anche per lui è l'esordio assoluto quest'anno dal primo minuto in una partita di Serie A. Domenica a Genova infatti aveva disputato i secondi 45 minuti in sostituzione di Picano. Intanto l'Empoli lavora questo ennesimo pallone, avete potuto constatare anche la scivolosità del terreno. Johnny Ekström in azione, cerca lo spazio utile per girarsi, guadagna un calcio d'angolo, è il primo che l'Empoli va a battere. Si avvia con molta calma Della Monica. Preferisce la battuta corta su Ezio Gelain,
poi c'è il tentativo di tiro da parte di Cotroneo, poi ancora il tiro di Urbano, bello, e la parata sicura da parte di Tancredi. E in ogni caso l'avvio dell'Empoli è senz'altro da elogiare. In questi primi 10 minuti praticamente la squadra di Salvemini ha creato dei buoni presupposti, è andata al tiro in un paio di circostanze e l'abbiamo vista piuttosto vispa. Baldieri intanto tocca questo pallone, intendeva probabilmente servire o Berggren o Agostini, nessuno dei due però è scattato. Questi è Gelain. Lascia Vertova, poi Della Scala. Intendeva servire questo passaggio Della Monica, c'è stato un recupero da parte della squadra ospite che adesso va alla rimessa. C'è stato il tocco da parte di Desideri. Boniek. Ancelotti. Giannini Boniek. Bello il passaggio in direzione Gerolin, ovviamente il terreno scivoloso dà alla palla una particolare velocità e sebbene Gerolin sia scattato niente può fare sull'invito da parte del giocatore polacco. Rimette Drago, palla a Picano. Giostrano nella propria metà campo i giocatori dell'Empoli correndo anche qualche piccolo rischio e alla fine ci pensa Drago coi piedi a liberare. Toccato palla a Cotroneo su Urbano, il lancio era probabilmente per Della Monica, è troppo lungo, viene davanti Boniek. Gerolin. Ancora una finta di Ancelotti che poi torna nuovamente in possesso di palla, cade nei pressi del limite dell'area di rigore empolese, si va avanti. Poi c'è un salvataggio di Mazzarri che evita, avete visto, il fallo laterale e successivamente il fallo ai danni di Gelain. La punizione dunque sarà per i padroni di casa che stanno tenendo il campo veramente molto bene e sono passati 11 minuti e 24 secondi dall'inizio dell'incontro. Va Gerolin alla rimessa, il pallone era indirizzato su Baldieri, c'è stato un bel anticipo di testa, quindi Della Monica che viene in avanti, lascia a Mazzarri, l'Empoli può adesso trovare degli spazi, c'è Ekström ancora in lotta con Boniek, è bravo lo svedese nella circostanza, può trovare lo spazio utile per il cross, e più il resto di tutti, Tancredi blocca. In ogni caso applausi a scena aperta per Johnny Ekström, il quale avete visto ha fatto un numero piuttosto bello. Intanto c'è questo servizio dalla parte opposta di Giannini, si perde però fra le braccia di Drago. La partita è giocata su ottimi livelli, su ritmi piuttosto interessanti. Della Monica potrebbe ancora servire Ekström, lo fa e poi è costretto ancora a intervenire oggi e c'è pertanto il secondo corner in favore della squadra di Salvemini. C'è Della Monica pronto, anzi scusate Mazzarri. Tutta la Roma è nella propria area di rigore. Ecco il pallone di Cotroneo, poi libera la propria area di rigore un giocatore romanista. È Gelain il primo a tornare in possesso di palla e l'affida all'isolato Picano. Cambia gioco sul settore destro. Bisogna dire che l'Empoli sta facendo fin qui cose egregie. Gelain. C'è la posizione irregolare immediatamente sventolata di Ekström. E in ogni caso il giocatore svedese si sta battendo veramente molto bene, trovando spazi fra le maglie della zona romanista. Roma in avanti.
Baroni è uno dei nuovi quest'anno alla corte di Eriksson, arriva dall'Udinese, ma in pratica è cresciuto calcisticamente a Firenze, dove peraltro è anche nato 23 anni fa. Vince questo contrasto Gerolin, dribbling a rientrare e poi questo pericoloso fendente in area di rigore su Desideri, il quale per fortuna dell'Empoli ha perso l'attimo, va al controcross e Valdieri che viene fermato. E poi bravamente i giocatori dell'Empoli evitano anche il fallo laterale, lavorando questo pallone sul settore destro del campo. Praticamente un quarto d'ora del primo tempo, 0-0 al Carlo Castellani fra Empoli e Roma. Ha giocato bene fin qui l'Empoli, andando al tiro in un paio di occasioni con Vertova e Urbano, e tenendo in apprensione la difesa ospite con un Ekström, in particolare Spolvero. Come vi dicevo, c'è l'esordio oggi al Castellani per quel che riguarda il campionato di Serie A. Sono stati di parola gli amministratori empolesi, quali avevano promesso lo stadio proprio per la partita con la Roma, e ci sono riusciti proprio in perfetto orario. Palla della Monica, fermato. C'è un anticipo abbastanza duro, a mio avviso, da parte di un giocatore romanista. Per l'arbitro signor Pairetto c'è al contrario una punizione in favore degli ospiti, i quali hanno un ruolino di marcia in trasferta niente male. A parte la sconfitta netta di Milano, hanno poi vinto a Bergamo con l'Atalanta e a Torino con il Granata di Radice. Boniek. Desideri. Pallone Ancelotti, Ancelotti attenzione al sinistro, e la palla però è bloccata con sicurezza da Drago. Il tiro di Ancelotti al 16° del primo tempo. Ancora il portiere empolese che controlla, lasciando a Della Scala. Cotroneo. Vertova. Cerca spazi l'Empoli, il servizio ancora per Johnny Ekström. È in anticipo Baroni. Palla Gerolin, superata la linea centrale del campo, lascia ad Ancelotti e quindi Boniek. Servizio su Baldieri, cerca di andare via in dribbling, è fermato molto bene da Lucci, che naturalmente è un ex, fino a una decina di giorni fa era ancora ad allenarsi con la Roma. Intanto avete visto questa rimessa che viene affidata alla squadra ospite. Baroni. Oddi. Servizio è su Agostini, anticipato. E poi l'Empoli ha l'opportunità di distendersi in contropiede con Walter Mazzarri, purtroppo perde un attimo Mazzarri. Recupera alle sue spalle bravamente un giocatore azzurro, poi Gelain. C'è una lotta molto interessante proprio sopra la nostra postazione. Ecco Gelain che ha recuperato palla. Ekström, Ekström in area di rigore, può cercare lo spazio per il tiro. Questo servizio in area dove non c'è nessuno, e poi purtroppo il tiro da parte di Urbano sull'esterno della rete. Scusate l'eccitazione del momento, ma l'azione dell'Empoli è stata travolgente, con Johnny Ekström che è entrato in area di rigore bevendosi un po' tutti gli avversari e poi mettendo sul centro. È arrivato dalla parte opposta Urbano, il quale ha sparato quasi a colpo sicuro, il pallone è finito sull'esterna della rete della porta difesa da Tancredi. E non possiamo che ribadire il concetto che vi avevamo già esposto qualche attimo e qualche minuto fa: l'Empoli sta giocando veramente bene, non è in nessunissima soggezione di fronte all'avversario. Poi il fischio da parte di Pairetto e la punizione romanista.
se la prendono comoda i giocatori della Roma nella battuta di questo calcio di punizione. Va sulla palla Boniek, poi con un eccesso di pignoleria Pairetto, 34enne di Torino, dice di tornare un pochino più indietro. Ecco Boniek alla battuta di questa punizione, pallone in area di rigore, attenzione! E poi all'ultimo istante un giocatore dell'Empoli che non abbiamo identificato è riuscito a liberare, ancora la Roma pericolosamente in avanti. Sono in posizione utile per cercare un cross, giocatore di Eriksson. Ancora una volta liberano bene gli azzurri, va sulla palla Ancelotti. Baldieri in lotta con Lucci. C'è un buon raddoppio di marcatura su di lui e gli empolesi tornano in possesso di palla. C'è uno spunto molto bello di Urbano, il pallone era su Ekström. E in ogni caso c'è la punizione, la rimessa laterale effettuata da parte della Roma. Urbano si era portato il pallone oltre la linea laterale. Chiama palla Boniek e infatti riceve. Poi c'è il gran tiro da parte di Agostini, se non abbiamo visto male. Il pallone si perde sulla sinistra della porta difesa da Drago. Partita in ogni caso godibile dal punto di vista dello spettacolo. Ci sono rapidi capovolgimenti di fronte. Mazzarri, buona la sua partita. Ancora per Ekström che cerca di andare via a Oddi, si ferma. Ancora lo svedese che ha subito un fallo, si prosegue. Per fortuna niente di grave per Ekström, il quale si rialza prontamente. È ovviamente subito entrato nelle simpatie del pubblico empolese Johnny Ekström. Poi c'è questo intervento in scivolata da parte di Vertova, la rimessa ovviamente sarà per i giallorossi. La rimessa è di Gerolin. Baldieri si impegna in questo numero brasiliano, fermato. Poi Giannini, attenzione al suo sinistro. C'è una deviazione di un qualche empolese, il pallone termina in corner ed è anche il primo che la squadra ospite va a battere. L'Empoli ne ha già avuti due dalla sua. Quasi 22 minuti nel corso del primo tempo, 0-0 al Castellani fra Empoli e Roma. Si gioca l'ottava giornata del massimo campionato di calcio. Pallone in area di rigore ha liberato Della Scala, poi va Giannini sul pallone. In orizzontale su Ancelotti, Boniek. Reclama un fallo di mano che per Pairetto non c'è. Cotomeo un dribbling all'indietro e palla poi a Drago e da questi a Gelaini. Ancora il lungo lancio per Johnny Ekström, bello il colpo di testa sulla corrente della Monica che cerca di andare via in dribbling fra due o tre romanisti. Ancora della Monica, gol stupendo di Francesco Monica, 23esimo minuto nel corso del primo tempo e c'è stata una prodezza da parte di Francesco della Monica che ha fatto letteralmente tutto da solo, saltando un po' tutti i giocatori romanisti e poi incrociando molto bene di destro. Il pallone si è insaccato nell'angolino alto alla destra di Tancredi senza che il portiere romanista potesse nulla. Empoli in vantaggio. E mi sembra che questo gol sia la naturale conclusione di 20 minuti di gioco che hanno visto la squadra di Salvemini costantemente in avanti alla ricerca del gol, andare ripetutamente vicina al massimo traguardo con Vertova, Urbano due volte e alla fine Della Monica è riuscito a far centro. L'Empoli non segnava oltretutto da parecchio tempo, ormai da più di 5 giornate. L'ultima realizzazione fu quella di Zennaro ad Ascoli, una rete che risultò alla fine vincente. Infatti la squadra azzurra riuscì a passare sul terreno del Del Duca.
poi c'è questo servizio in avanti, la rimessa sarà affidata alla Roma. Era un gol che ci voleva francamente anche per dare morale a tutta la squadra. Desideri, pallone su Boniek. Attenzione a Ancelotti che ha davanti a sé un po' di campo, poi Valdieri va al tiro, che si mette in mezzo anche il signor Pairetto. Per fortuna dell'Empoli si torna in possesso del pallone con Vertova. Adesso Urbano sta giocando una partita veramente gagliarda la squadra di Salvemini. E l'azione del gol, consentiteci ancora questa divagazione, è stato veramente un piccolo capolavoro con Ekström che ha appoggiato alla corrente della Monica, il quale ha fatto un gran numero, uno dei suoi, e alla fine ha fatto partire un gran destro con il pallone che si è insaccato nell'angolino alto di Tancredi. ...25 minuti nel corso del primo tempo... ...Empoli 1, Roma 0... ...la rete di Della Monica due minuti fa. Adesso è ovviamente l'Empoli a perdere qualche attimino... ...nella effettuazione di questa rimessa laterale. Era stato ancora una volta Della Monica... ...a scattar via molto bene... C'è stato il fallo commesso da parte di Giannini. Ovviamente si riprenderà con una punizione per la squadra di casa. In ogni caso Della Monica riprende il proprio posto. Mazzarri, viene avanti Mazzarri, c'è l'intervento veramente brutto da parte di Ancelotti a gambe unite su Mazzarri. La punizione sarà affidata all'Empoli. C'è un particolare nervosismo che serpeggia nelle fila dei giocatori romanisti non da oggi ma da qualche giornata. Basti dire che in successione sono stati espulsi nelle precedenti partite Ancelotti, Oddi e domenica è stata la volta di Pruzzo. Mazzarri va alla battuta di questa punizione, cerca di rincorrere Ekström questo pallone, ovviamente è molto difficile con il terreno così scivoloso e viscido. Tancredi alla rimessa su Boniek. Ancora il polacco in azione, supera la linea centrale del campo. Il più lesto di tutti è Della Monica a tornare sulla palla, spedisce in avanti in una zona dove non c'è nessun empolese. Agostini, attenzione a Gerolin, area di rigore, cerca di andare al cross, c'è l'intervento all'ultimo istante e quindi il corner che i giocatori giallorossi vanno a battere. Si pareggia dunque il conto dei corner 2-2, il risultato invece vede l'Empoli in vantaggio di una rete. Ecco il pallone, spiove pericolosamente davanti a Drago, colpo di testa da parte di Cotroneo e c'è l'angolo, questa volta dalla parte opposta, si avvia Baldieri. Partita in ogni caso che viene giocata a ritmi molto serrati. E addirittura Ekström che è andato a ribattere nella sua area questo pallone. Tutto l'Empoli adesso è radunato nella propria metà campo a difesa del gol con cui conduce questa partita. Desideri, ha toccato palla Berggren, ancora il danese in azione. Ancelotti mette subito in avanti, ma fanno buona guardia ai giocatori dell'Empoli. Il servizio era ancora una volta su Ekström, questa volta è stato anticipato bravamente dai difensori giallorossi. La squadra di Eriksson viene avanti con Boniek. Il servizio è su Gerolin che scivola,
recupera Gelain. Ancora il lungo lancio su Ekström. Con calma Emidio Oddi affida a Tancredi. È una vera spina nel fianco Ekström, facendo leva soprattutto sulla sua grandissima velocità. Ha messo in apprensione costantemente la retroguardia giallorossa. È comunque riduttivo parlare bene del solo Ekström, bisogna anche dare atto a tutto il resto della squadra di giocare con una gagliardia veramente notevole. Seguiamo in ogni caso gli sviluppi di questo calcio di posizione. Agostini per fortuna non riesce a raggiungere il pallone. Mezz'ora del primo tempo al Carlo Castellani, Empoli 1, Roma 0. La rete è stata realizzata al 23esimo da Della Monica. Coi piedi Drago. Ancora purtroppo Ekström non riesce a raggiungere il pallone che gli schizza davanti. Poi va molto bene il pressing su Boniek, che è costretto ad appoggiare all'ex portiere della nazionale Franco Tancredi. Roma ancora in avanti, Desideri va al tiro. 31esimo minuto, la battuta del giovane Desideri decisamente alta. È uno dei giocatori del vivaio romanista, Desideri, al pari di Giannini e di Baldieri. Sono ragazzi molto giovani che hanno sicuramente davanti a sé un futuro interessante. Addirittura uno di loro, Giuseppe Giannini, ha già varcato le soglie della nazionale maggiore, seppur a livello di panchina. La rimessa di Drago, poi Boniek, piuttosto buona la sua partita. Ancelotti, Baldieri su Gerolin, e Della Scala che riesce a strappargli letteralmente il pallone dai piedi e lo affida al portiere Giulio Drago, che non ha corso praticamente rischi in questa prima mezz'ora di gioco. E questo è un'ulteriore conferma della ottima partita che la squadra di Salvemini sta facendo. C'è intanto un intervento falloso su Della Monica, lo ricordo, è l'autore del gol con cui l'Empoli conduce 1-0 sulla Roma. Ancora Della Monica, sta confezionando una grande prestazione. La palla è indirizzata su Baldieri. C'è il fuorigioco netto di Massimo Agostini, la punizione è per l'Empoli. Giocava Agostini a Cesena nello scorso campionato, ha realizzato appunto in quella squadra 13 reti senza l'ausilio di nessun calcio di rigore. Gelain. Poi recupera palla Ancelotti. L'Empoli ovviamente deve stare attento quando gestisce il pallone nei pressi della propria area di rigore a non commettere ingenuità di sorta. La Roma, lo si sa, è una squadra di mestiere e quindi pronta ad approfittare di qualsiasi errore. Si distende la squadra azzurra, Ekström era pronto a ricevere il lancio da parte di Della Monica, ma però c'è stato l'intervento sul numero 9 empolese. Per Pairetto non c'è assolutamente irregolarità e sentirete di certo i fischi che hanno salutato questa decisione dell'arbitro torinese. Baldieri, Giannini, Boniek. La Roma fa un gran lavoro sulla tre quarti, ma poi quando si tratta di andare, ecco, quando si tratta di andare al passaggio finale decisivo, non riesce a trovarlo e auguriamo che ovviamente la partita si indirizzi sempre su questi canali. Quasi 34 minuti nel corso del primo tempo, non è cambiato il punteggio al Carlo Castellani di Empoli, la squadra azzurra in vantaggio per 1-0, ha segnato 10 minuti fa Francesco Della Monica.
Ekström riesce a conquistare palla, la controlla con molta saggezza appoggiando all'indietro, quindi Cotroneo su Picano. Si potrebbero in ogni caso evitare questi ripiegamenti un pochino troppo manifesti all'indietro. La partita, non dimentichiamolo, è ancora lunga. Ancelotti. È molto bravo Lucci a intervenire. Anzi, scusate, era Cotroneo che poi ha servito Ekström in avanti. Aveva ingaggiato questo duello con Oddi. La rimessa sarà empolese. Se ne incarica Ezio Gelain. Indirizza su Della Monica, fa buona guardia su di lui Oddi, che affida a Gerolin, da questi a Giuseppe Giannini. Baroni ad Ancelotti, ancora Giannini nel cerchio centrale del campo. Desideri Giannini è l'orchestratore, l'ispiratore della manovra giallorossa. Chiede un po' troppo adesso alle sue possibilità tecniche Giannini e perde palla. Va Della Monica a cercare questo dribbling, è fermato. Spinge Desideri. Poi c'è questa azione piuttosto insidiosa da parte dei giallorossi al limite dell'area con Ancelotti, servizio proprio dentro l'area stessa. Poi Bergen ancora a cercare lo spazio utile, c'è un colpo di testa, il pallone che termina in calcio d'angolo. Ed è il quarto che la squadra giallorossa va a battere. L'Empoli è sempre fermo a 2. Va Stefano Desideri alla battuta di questo corner. La palla è terminata direttamente a fondo campo. ...36 minuti del primo tempo al Carlo Castellani. 1-0 per l'Empoli, è andato in gol Della Monica al 23esimo minuto, a conclusione di un'azione decisamente bella in velocità. Mette effetto alla rimessa Giulio Drago. Cerca di staccare Gelain, poi Oddi, molto bravo Ekström ad andare alla caccia di questo pallone. Vanno un attimino in difficoltà, in tilt i giocatori della difesa giallorossa, che pasticciano un attimino, poi riescono a sbrogliare la matassa. Ancelotti va a cercare un dribbling molto rischioso. Servizio è su Baldieri. Cerca di girarsi Baldieri. E c'è il corner ancora in favore della Roma ed è il quinto. Mentre dalla panchina Salvemini continua a sbracciarsi. Ecco il colpo di testa insidioso da parte di Agostini. Qualche difensore empolese, c'è parso Picano, ci ha messo un piede evitando il peggio. E poi vedete con quanta solerzia e rapidità Ancelotti è andato a recuperare questo pallone, scoprendosi doti anche di raccatapalle. Ancora Ancelotti. Boniek. Va al tiro Baroni, insidioso. Sbroglia bene Picano. Poi Mazzarri ferma d'arte l'azione, aspettando rinforzi. Spedisce questo pallone che è a metà strada per Ekström, che non lo può raggiungere. Insiste la Roma sul settore destro con Ancelotti, riesce ad andare via, c'è il fallo di Della Scala. Fallo di gioco comunque, per nulla cattivo. E si fanno sentire i tifosi giallorossi accorsi in gran numero oggi sugli spalti del Carlo Castellani al seguito della propria squadra.
Si sa che la tifoseria giallorossa è una fra le più calde, per non dire di più, di tutto il campionato. Ci sono Giannini ed Ancelotti sul pallone. Batte il capitano della Roma Ancelotti, il cross, c'è il colpo di testa da parte di Agostini, la palla scorre praticamente a fondo campo senza problemi per Drago, che ha dato l'impressione di controllarla con tranquillità. Coi piedi Drago. È saltato altissimo Mazzarri imbeccando Ekström, questa volta è fermato lo svedese, ma la palla va su Della Monica, è fermato da Boniek, la cui partita ci è parsa sicuramente positiva. Accorre Gelain alla rimessa. Cotroneo Gelain. Troppo forte il passaggio su Mazzarri. Torna in possesso del pallone Cotroneo, che poi va a pescare il lontanissimo Drago. Picano. Vertova. La rimessa è della Roma. È lo stesso Giannini che è andato a recuperare la palla, poi ha appoggiato a Boniek. In ogni caso è tutto da rifare. Rimette Ancelotti. Non si intende con un compagno che era Desideri. Poi Mazzarri serve incrociando su Della Monica. Non arriva Della Monica su questo pallone, obiettivamente troppo forte. Poi bisogna tenere in considerazione le condizioni del terreno di gioco, che è molto scivoloso e quindi dà al pallone particolare velocità quando questo tocca terra. Baldieri va in lotta con un giocatore azzurro che era Lucci, poi scivola per un attimo della scala riprendendosi immediatamente. La rimessa viene effettuata dall'Empoli praticamente all'altezza della panchina di Salvemini. È appostato Rocco Cotroneo che aspetta di ricevere il pallone. Come vedete è Boniek stesso che si incarica di andare a recuperarlo. Mancano 2 minuti e mezzo alla conclusione del primo tempo. Picano, Giulio Drago, poi Vertova, serve Gelain dalla parte opposta e questi fraseggi francamente sarebbe il caso di evitarli. Il lungo pallone in avanti è troppo lungo però per Mazzarri. È saltato Oddi a rimettere il pallone in fallo laterale. La rimessa sarà effettuata dalla squadra di Salvemini. Recupera Gerolin. Poi c'è un intervento falloso. Lo ha commesso Cotroneo. La partita comunque è stata sostanzialmente corretta. Non si segnalano del resto ammoniti. Baldieri, Berggren su Giannini, poi Baroni si spinge in avanti, poi ancora una volta una piccola incertezza, cerca di venirne fuori l'Empoli ma recupera Boniek. Ancora un colpo di testa da parte di Vertova, finisce all'attacco la Roma al primo tempo. Ancelotti non care Gelain nella sua finta, nel suo gioco di gambe.
poi il pallone davanti è impreciso, i giocatori empolesi fanno buona guardia, Urbano lascia a Drago, mentre manca meno di un minuto alla fine del primo tempo, ultimi spiccioli praticamente, e la squadra azzurra sta per andare a riposo in vantaggio di una rete, la rete realizzata da Della Monica al 23esimo, e ci pare il caso di dire che il gol di vantaggio ci sta veramente tutto. L'Empoli ha giocato un ottimo primo tempo in tutti i sensi. Fermato Ancelotti da Gelain. Accelerano i tempi della rimessa gli uomini di Eriksson. Palla a Tancredi. Un completo azzurro oggi il portiere romanista. Questa sgroppata in avanti di Boniek. Poi Ancelotti. Pairetto non si decide a fischiare, per noi è finita in questo istante. Ancora Ancelotti, ma proprio in questo momento Pairetto manda tutti negli spogliatoi e gli applausi del pubblico empolese salutano appunto la conclusione di questi primi 45 minuti. L'Empoli va al riposo in vantaggio di una rete, quella realizzata da Della Monica al 23esimo minuto, vantaggio sacrosanto.